Oggi il Signore viene a ricordarci la fonte della nostra chiamata, la fonte della chiamata al presbiterato, alla vita consacrata, ma qualsiasi chiamata, evidentemente, a essere cristiani. Come sempre, quando Gesù ha pronunciato queste parole, ancora non c'erano né i preti diocesani, né meno che meno i preti religiosi e nemmeno le congregazioni religiose. C'erano soltanto uomini e donne che lo seguivano, cioè ebrei che stavano camminando per imparare a seguire il Signore, discepolo. La parola chiave di questa parola è il discepolo, essere discepoli, essere alla sequela di Gesù. Mi sembra tanto carino, tanto commovente, tanto sentimentale, e non è, perché seguire il Signore significa, un pochino questa immagine molto bella dei primi discepoli di San Francesco, c'è cioè un fioretto che mentre cammina sulla neve. Loro lo seguono mettendo i piedi esattamente dove Francesco aveva posato i suoi, nelle sue orme affondate nella neve. Come a me piacciono tanto i documentari, no? I piccoli, gli animali, no? Che mettono le zampette proprio esattamente dove mette la madre. Proprio ieri vedevo un documentario molto carino di un'orsa con l'orsetto, ma una parete molto molto appesa, con la neve, l'orsa arriva su subito e questo poverino tante volte riscende giù, riscivola giù, poi va su, poi riscivola giù e lei lì, impaziente, cercando in qualche modo di aiutarlo, di incoraggiarlo, bellissimo. E poi alla fine anche lui ce la fa e subito appena scavalla e cominciano a correre di nuovo e quello piccolino dietro a lei, un orsetto piccolo che poi quando diventa grande è meglio non incontrarlo, no? Ecco, discepolo significa chi rinuncia a decidere lui dove mettere i piedi. Non è facile per nulla, è perché tutti quanti abbiamo questo veleno che ancora ogni giorno ci fa male, siamo feriti dal peccato originale, siamo stati guariti, ma ancora portiamo le conseguenze, siamo convalescenti e per tutta la vita saremo convalescenti. E questo dice la Chiesa, questo dice la nostra dottrina, che ci aiuta tanto, perché ci colloca nella nostra realtà, che proprio per questo abbiamo bisogno di seguire il Signore, perché lì la contraddizione nel nostro cuore, che non è la sede dei sentimenti, ma la sede delle nostre decisioni, da dove siamo noi, dove io sono io, tu sei tu, dove siamo liberi, la sede della nostra personalità. Lì, se io sono ferito, perché c'è un inganno che mi fa credere colui il quale io non sono, cioè Dio, di poter diventare come Dio e di poter stabilire io che cosa è bene e cosa è male, se questo è un inganno che mi ferisce e ogni giorno io sbatto contro gli esiti negativi di questo inganno perché mi credo Dio e quindi aspetto che la sorella, quando mi vede, si metta lì il tappetino, si inginocchi e dica: mi dica, sorella, la sua opinione, perché io non ho nessuna opinione. E tu dici la tua opinione e l'altra ti dice: ma stai con i ragazzi e ti fumi qualcosa di buono? Oppure che cosa succede qua? Perché difficilmente la sorella, il fratello, il marito, la moglie, i genitori, i figli accolgono impazienti la parola o l'opinione dell'altro. Per dire, ogni giorno abbiamo questa ferita. Allora, com'è possibile che vogliamo noi continuare a decidere cosa sia bene e cosa sia male, dove mettere i piedi? Se ogni volta che mettiamo i piedi ci troviamo come la pecora perduta, fuori dal gregge, fuori dalla verità. Questo è un cammino di libertà. Il demonio dice che seguire un altro è tonti, è da falliti, no? Meglio un giorno da leoni che 100 da pecore. Per noi è il contrario. Meglio tutta la vita da pecore e uno da leone, perché non siamo leone. Leone di Narnia è uno solo, è Gesù Cristo che è risorto dalla morte. Noi abbiamo bisogno di lui. Mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Questa parola mi fa venire in mente Giacobbe, quando sta per entrare nel fiume, nel guado, Jabok, e deve incontrare il suo nemico, che è suo fratello, colui al quale ha tolto la primogenitura, con astuzia, Esaù. E c'aveva una paura tremenda, sappiamo tutti. E manda un'ambasceria, manda tutto avanti a sé, regali, doni, animali, ma manda pure tutta la sua famiglia, non sia che, no? E lui rimane solo in quella notte, che è la notte della chiamata, è la notte dove nasce Israele. E la vera pagina, penso, dell'Antico Testamento più pregnante, che ci parla della nostra chiamata, della nostra vocazione, è proprio questa. Una notte intera a lottare per capire che non è Dio. Lui, furbissimo, lui pensava di poter ingannare Labano, ingannare quell'altro, e si trova alla fine solo. Ma Dio aveva scelto lui, eh? E la scelta di Dio è irrevocabile, ma doveva essere purificato. Dio sceglie come siamo.
furbi, astuti, simpatici, che ci mettiamo del nostro, ci pensiamo tante volte ad essere Dio. Va bene, a lui non importa nulla. Lui, per qualche disegno misterioso, questi disegni imperscrutabili, ci ha chiamati. E però dobbiamo passare per il guado del Jabok, e ogni giorno dobbiamo passare lì e scoprirci di essere nudi, di non essere Dio. Chi è che segue il Signore? Quello che ha l'anca ferita, lo zoppo. Questo, tutti gli zoppi, i ciechi, gli storpi, quelli che non possono. Uno zoppo non può decidere lui dove andare, no? Perché l'unica certezza, l'unica esperienza che ha è che non può, che è il contrario di quello che noi pensiamo di potere, di fare, di decidere. E lui sta lì. Il nome Israele vuol dire forte con Dio, ti appoggerai in Dio. Ecco, il discepolo, colui il quale prende la sua croce, cioè questa anca ferita, questa sua debolezza che è manifestata, che ne so io, dal carattere della moglie che ti crocifigge, dal carattere della sorella, dalla regola, da quell'aspetto della regola che proprio non mandi giù, o meglio, dall'applicazione che si fa in questa casa religiosa della regola che per me è tutta un'altra. E quella mi crocifigge perché mi crocifigge la mia testa, i miei pensieri, i miei schemi stupendi che rimetterebbero a posto tutta la congregazione, la chiesa e il mondo intero. E invece sto lì crocifisso, dico: ma chi sei tu? Ma per favore, stai zitto, buono lì. Ho una malattia, i chiodi della croce, l'anca ferita. Allora, se siamo zoppi, se siamo deboli, poveri, anziani, che non ricordiamo le cose, che non possiamo più camminare, se oggi il Signore ci fa nudi e noi combattiamo con Lui, perché quello gli piace, e vediamo il nostro uomo vecchio essere ferito, e dobbiamo abbandonarci e chiedere a Lui la benedizione. Chi chiede a Dio la benedizione, come Giacobbe, chi manda un'ambasceria, cioè chi si trova con il Cristo sapendo che non può, è un uomo felice, un uomo libero, un uomo che ha trovato la pace. Questo è un cristiano, che può andare dietro al Signore, come dietro a Mosè, non come il popolo sempre mormorando. E se Dio gli dice a destra, tu vai a destra, se dice a sinistra, tu vai a sinistra. Sai che tu non hai capito niente, tu sai ben poco. E quel poco che sai probabilmente non serve per quello che dobbiamo fare oggi, sia per la mia vita spirituale, sia per la vita comunitaria, sia per qualsiasi cosa. Allora tutto lo rimetto a Dio. Metto lì dietro, come un cucciolo che si mette là dietro, sapete quello che dice Charles Péguy, no? Che parla, dice, come questa barca, questa nave che fende il mare con il ghiaccio. E lui può fendere il ghiaccio. Noi, che siamo poverini, poveracci, che possiamo fare? Metterci là, rannicchiati dietro alla prua, che è la sua vita offerta per noi ogni giorno, che rompe il ghiaccio. Questo parla di un combattimento, di una guerra, parla di calcolare le spese, l'amore è calcolare le proprie debolezze. Non è io farò, io, qui sarebbe una catechesi sul matrimonio, per esempio. È tutto. Questo è il Signore. Perché Lui suscita in noi il volere dell'operare, diceva San Paolo, la colletta bellissima, della messa di questa settimana, 31ª, dice: Signore, tu donaci la forza, la capacità di poter arrivare ai beni che tu hai promesso, alla terra promessa, al cielo, che è il nostro destino. Un discepolo dove va con Cristo? Non è che va così a passeggiare per la vita, va al cielo, sta facendo la Pasqua e deve mostrare al mondo che c'è un cammino dalla morte alla vita. Un mondo che ognuno va per conto suo, preda dell'inganno del demonio, come tante volte siamo noi, e che va a sbattere matrimoni distrutti, relazioni distrutte, genitori che non si parlano con i figli, fratelli che non si parlano per 50 euro, per 30 euro, per anni, non vanno neanche al funerale l'uno dell'altro. È vero, ma queste sono cose che sappiamo benissimo, poi nei paesi ancora di più. E noi, in mezzo a questa generazione, splendere come astri, diceva San Paolo, vuol dire che noi abbiamo un astro che ci porta, una luce, una stella polare. E noi camminiamo dietro a Lui, punto. Perché sappiamo che stiamo andando al cielo e accettiamo le umiliazioni, accettiamo questo combattimento ogni giorno, che non è un sofà dove sdraiarci questa vita, ma è ogni giorno prendere la croce, ogni giorno combattere. Questo è un discepolo, che poi diventi prete, suora. Questo è molto secondario. Questo è soltanto per il mondo, per servire il mondo. Servono delle suore, servono dei preti, servono delle famiglie. Ognuno ha la sua vocazione meravigliosa, che è stare crocifissi con Cristo, perché viva Lui in noi. Esattamente come Giacobbe, che illumina anche la parola durissima che oggi il Signore rivolge a tutti noi: chi non odia suo padre, sua madre, sua moglie, suo marito, i propri figli, la propria vita. Odiare, come diceva la colletta, tutto ciò che c'è di ostacolo per il raggiungimento dei beni promessi, la comunione eterna con nostro Signore Gesù Cristo, che si dà già qui. Il discepolo che cammina dietro a Cristo ha mille ostacoli: l'affettività, la carne, i propri criteri, le relazioni insane che vanno purificate con questo odio, che significa crocifiggere con Cristo la nostra carne, le nostre tensioni morbose, gelosie, invidie, i nostri attaccamenti morbosi alle persone, sperando dai nostri genitori, dal nostro coniuge, dai nostri figli, da tutti
tutte le persone la vita che solo può darci Cristo. E questo diventa un ostacolo perché gli affetti usurpano il posto di Cristo. Allora, come Giacobbe, che deve riconciliarsi con il proprio fratello Esaù, deve essere purificato, deve passare per la notte del Jabok. Anche le nostre relazioni devono passare per questa notte. Ogni giorno tra noi e il fratello e i nostri affetti umani c'è una notte dove scoprire di non essere Dio, di essere deboli, di non sapere cosa fare e imparare a seguire Cristo, essere suoi discepoli per seguirlo nel cammino verso l'altro, per avere un rapporto nuovo, trasfigurato, libero con l'altro, un rapporto che ci conduce insieme all'altro verso il cielo e non che siamo di zavorra gli uni per gli altri allontanandoci da Cristo, ma al contrario. In questo senso, con Giacobbe entriamo anche oggi nel nostro Jabok, in questo guado, in questo fiume che è anche immagine del battesimo, dove spogliare l'uomo vecchio, lasciarlo nell'acqua e rinascere zoppi, deboli, poveri con Cristo, forti con Lui, per amare veramente, sinceramente l'altro, offrendo la vita, perché il bene promesso è Cristo e Cristo è Dio nell'altro. Cercare di trovare Cristo nell'altro, che è già un pezzo di paradiso, già un pezzo del nostro destino.